la risurrezione di Gesù. Passato il sabato, all'alba del primo giorno della settimana, Maria di Magdala e l'altra Maria andarono a visitare il sepolcro. Ed ecco che vi fu un gran terremoto. Un angelo del Signore, sceso dal cielo, si accostò, rotolò la pietra e si pose a sedere su di essa. Il suo aspetto era come la folgore e il suo vestito bianco come la neve. Per lo spavento che ebbero di lui, le guardie tremarono tramortite. Ma l'angelo disse alle donne: «Non abbiate paura voi. So che cercate Gesù, il crocifisso. Non è qui, è risorto, come aveva detto. Venite a vedere il luogo dove era deposto. Presto, andate a dire ai suoi discepoli: è risuscitato dai morti e ora vi precede in Galilea. Là lo vedrete». Se Cristo non è risorto, vana è la nostra fede, afferma San Paolo. Se l'amore del Padre non avesse fatto risorgere Gesù dai morti, se non avesse potuto ridare vita al suo corpo, allora non sarebbe un amore pienamente affidabile, capace di illuminare anche le tenebre della morte. La nostra cultura ha perso la percezione di questa presenza concreta di Dio, della sua azione nel mondo. Pensiamo che Dio si trovi solo al di là, in un altro livello di realtà, separato dai nostri rapporti concreti. Ma se fosse così, se Dio fosse incapace di agire nel mondo, il suo amore non sarebbe veramente potente, veramente reale, e non sarebbe quindi neanche vero amore, capace di compiere quella felicità che promette. Credere o non credere in Lui sarebbe allora del tutto indifferente. I cristiani invece confessano l'amore concreto e potente di Dio, che opera veramente nella storia e ne determina il destino finale. Papa Francesco, Lumen Fidei, numero 17. Siamo Stefano e Roberta, sposi da 18 anni e genitori di due figli, dono meraviglioso del Signore. Siamo grati al Signore per averci fatto incontrare e per il dono del sacramento del matrimonio. Abbiamo sperimentato molte volte nella nostra vita coniugale la sensazione di avere una pietra molto pesante in noi e nel nostro rapporto. A seconda delle fasi della vita, questa pietra era il peso dei nostri attaccamenti eccessivi, il peso delle nostre ferite, il peso del nostro peccato, del nostro orgoglio, delle nostre paure, che sembrava a volte chiuderci la strada per sempre. Ma ogni volta che abbiamo cercato Gesù, abbiamo trovato questo masso spostato. Non pesava più e anzi ci trovavamo seduti su questo masso splendenti della sua luce. Spesso, dopo aver passato momenti difficili, qualcuno ci diceva: che bella coppia! E questo rafforzava sempre più in noi la certezza della presenza di Gesù risorto, che dona agli sposi la possibilità di amarsi con il suo amore. Sapevamo bene che questa bellezza non era nostra, ma è la bellezza di Dio che splende attraverso l'unione degli sposi cristiani, anche se fragili e deboli, e di questa bellezza il mondo ha tanto bisogno. Abbiamo sperimentato che dobbiamo passare attraverso la morte del nostro io, difficilissima, per poter risorgere. Dobbiamo aspettare e pazientare, perché prima della risurrezione c'è non solo la morte, ma anche il sabato santo, il silenzio, il vuoto, ma tutto ciò è sempre seguito dalla gioia immensa della risurrezione. Ogni fatica, dolore, paura nella famiglia può essere trasformata in gioia, risurrezione e vita nuova se cerchiamo Gesù, che ha dato la vita per noi.
Certo, siamo lontani dall'essere perfetti. Ogni giorno commettiamo errori. Ogni giorno abbiamo almeno un motivo per chiederci perdono fra di noi e a Dio. Incomprensioni, dissapori, litigi anche di non poca importanza sono stati ed ancora talvolta sono presenti nella nostra storia di sposi. Ma come dice l'angelo nella parola appena letta, non abbiate paura voi, so che cercate Gesù il crocifisso. Ecco il segreto, cercare sempre Gesù il crocifisso, perché sulla croce, con la sua sofferenza indicibile, egli ha inchiodato il nostro peccato. Cercare sempre Gesù il risorto, perché la tomba del Cristo è vuota, il peccato è stato sconfitto una volta per sempre dal suo amore. Gesù è vivo nella nostra vita e noi attingiamo alla sua grazia accostandoci con frequenza ai sacramenti e pregando insieme. Per questo il nostro amore è al sicuro. San Giovanni Paolo II ci esortava: non abbiate paura, aprite le porte a Cristo. Non restiamo tramortiti come le guardie nel passo di Matteo, di fronte al male, al peccato che talvolta ci fa avvitare su noi stessi in un circolo vizioso che sembra senza fine, ma assumiamo l'atteggiamento fiducioso delle donne del Vangelo che credono alle parole dell'angelo e corrono ad annunciare la risurrezione ai discepoli. Gesù ci precede in Galilea, là lo vedremo. Nella Galilea del nostro matrimonio sacramento, Gesù ci precede, ci aspetta e ci manda ad annunciarlo.